Buongiorno, mi sono appena svegliata e sono già mezz'ora in ritardo. Ottimo, sono le 8:30 e dovrei veramente muovermi, ma veramente muovermi. Oggi abbiamo una presentazione di marketing, finalmente dovrebbe concludersi l'incubo marketing perché davvero io e Erika non ce la facciamo più. Stamattina, quindi tra stress e brufoli da stress ma questa mattina mi sono svegliata con un'intolleranza nei riguardi di Instagram allucinante, allucinante. Ve lo faccio sto pippone? Lo dico quello che penso? Sì, io lo dico e me ne frego perché praticamente, allora, a parte che ci sono persone tra i miei amici, tra virgolette, su Instagram che ti guardano anche la minima storia che fai. Pubblico una storia su Instagram e c'è sempre quella persona. C'è sempre quella persona pronta a guardare le tue storie. Sempre! Sì, vuol dire sempre, sempre. Poi magari scrivi. O la incontri, peggio ancora, o la incontri per strada. Ciao proprio, nemmeno ti saluta, nemmeno ti vede. Però si fa i fatti tuoi, capito? Beh, deve vedere i fatti tuoi. Un'altra cosa che non sopporto di Instagram ultimamente sono le persone che caricano 20, 15, 30 storie tutte insieme. Io skippo proprio le storie, cioè proprio non me ne può fregare di meno perché, ok, io capisco che tu vuoi comunicare qualcosa, vuoi dire qualcosa tramite le tue storie, ma veramente, cioè nel senso, prenditi una fotocamera, caricatela su YouTube e ti vedi 20 minuti di pippone di storia, nel senso, cioè se mi voglio vedere un video me lo vedo su YouTube, non me lo vedo su Instagram, non, che palle. Un'altra cosa che non sopporto, ma proprio l'odio, sono tutte quelle persone che stanno lì, mangia sano, mangia bene, le barrette. Ma loro fanno una pubblicità aggressiva per spingerti a comprarlo, giustamente. Poi con persone, influencer, modelle o chi che sia. No, a me viene la nausea, io più ne vedo. Più lo odio, più non lo voglio vedere quel prodotto. Basta! A me viene la nausea, così non me lo fate comprare il prodotto. Io l'ho detto che stamattina mi sono svegliata intollerante. Sì, mi sono svegliata intollerante. Poi ovviamente io adoro Instagram peraltro. Peraltro, però, cioè veramente ho. Tutto quello che vedo io su Instagram sono. O tutte bevi questo e dimagrisci, o tutti i stalker che si fanno i fatti tuoi e poi non ti salutano per strada, oppure gente che sta là a fare 50 miliardi di storie. Ma avrà senso quello che ho detto? Andando al secondo corso della nostra giornata, oggi abbiamo fotografia. Cosa ci insegneranno oggi, Erika? Le inquadrature. Oddio, le inquadrature. E com'è che si chiama? Still? Still qualcosa. Still life. Still life. Non lo so se è still life. Però sì. Almeno oggi faremo un paio di cose carine. Smettila, dove sei? Stiamo andando a piedi perché Erika ci ha fatto perdere. Ovviamente. No, io ho detto facciamo la strada normale. Poi tu hai detto no, pure di qua. Invece no. Più salite e più discese per me. Quindi
Adesso andiamo a mangiare sperando. Erika non sa cosa deve mangiare. Erika mangerà il pranzo, Erika non mangia. Erika mangia i miei cannelloni. No, Erika, io ho non i cannelloni mangio. Di ricotta. Ciao. Anch'io. Ciao. Ciao. Carmen saluta. Stiamo tornando a casa, abbiamo appena finito la mia camera personale. Saluta Erika. Stiamo tornando a casa, abbiamo finito la fotografia. Abbiamo appena finito il corso di fotografia, sono le 6 e io sto rientrando a casino. È sfocato. Ok. Forse no. Adesso sì, adesso no, adesso sì, non lo so.